Ciao, benvenuti in un nuovo video della soffitta di Lala e Po. Oggi vi parliamo di un piccolo gioco Ravensburger che si chiama Push. Push, sigla. In realtà questo gioco forse non si chiama solo Push, ma c'ha un piccolissimo sottotitolo che è Push Your Luck, che è una espressione inglese che significa sfida la fortuna. È un gioco adatto da 2 a 6 giocatori da 8 a 99 anni. È uscito 1 o 2 anni fa e ci ha attratto soprattutto la grafica della scatola. A me ha ricordato i giochi anni 90, perché c'erano i giochi da bambini con tutti i pupazzi, le cose, e poi c'erano i giochi da grandi, che ne so, tipo Tabù oppure Foglie e Voglie. I giochi da grandi, comunque, che avevano una grafica un po' più seriosa, con dei blocchi di colore, e questo mi ha ricordato proprio un gioco da grandi, cioè proprio che sta nei giochi, perché però un gioco da grandi con questi colori, tipo, questi numeri, i dadi. Tipo Foglie e Voglie. Ma quello no. E questa grafica comunque continua anche all'interno e questo è molto bello. Si tratta comunque di un gioco di carte. Aprendo la confezione, Così? Sì, ci sono istruzioni in varie lingue e poi ci sono delle carte naturalmente caratterizzate da dei numeri, dei colori e carte speciali, e anche un dado che è molto molto consistente, molto bello da tirare e anche da tenere in mano. E come potete vedere la scatola è decorata anche all'interno. Allora, abbiamo sparpagliato un po' le carte per farvele vedere. Quindi le carte sono delle carte che presentano dei numeri. I numeri sono in vari colori, quindi ci sono verdi, rossi, gialli, blu e viola, e hanno sotto una texture, ad esempio il viola delle croci, il blu dei triangoli, il giallo dei rotondini. Sì, quindi ci sono questi numeri che vanno da 1 a 6. Sì. E dopo ci sono anche delle carte speciali. Le carte speciali sono di 2 tipi: queste con il dado a sfondo nero e queste qui con la freccia, che vi consiglio in un gioco a 2 persone di non utilizzare. Il setup di questo gioco è semplicissimo, dateci un attimo e lo faremo. Ecco qua, quindi dovete semplicemente mischiare le carte e metterle al centro del gioco e mettere il dado a disposizione di tutti. Questo viene, magari c'è, potete tirarlo nella confezione. Quindi questo ve lo dice direttamente il gioco, che meccanica usa la meccanica del push your luck, quindi di sfidare la fortuna. Ogni giocatore virtualmente può girare tutte le carte che vuole e le deve disporre sul tavolo con un criterio. Allora, può fare massimo 3 file e in ogni fila ci deve stare un unico colore e un unico numero, quindi questo è molto riduttivo. Non si può. Può anche decidere di fermarsi prima che fa 3 file e deve cercare di non sballare, però deve cercare di non trovarsi nella situazione che non può più mettere le carte, altrimenti vedremo che succede. Questo gioco si fa un giocatore alla volta, gli altri devono stare attenti. Allora, anche questa carta speciale deve essere messa una solo a ogni fila. Poi si sta allargando perché noi già abbiamo giocato, quindi già sta facendo la sua strategia. In questo caso queste carte in 2 non servono, poi vi diremo cosa servono. Quindi quando escono non si mettono qui, ma si mettono da parte. A Poli sono uscite 3 carte uguali, quindi lui non vuole più sfidare la fortuna. Sì, poi potresti sfidarla, però diciamo si ferma perché potrebbe rischiare. Se gli dovesse uscire un'altra di queste carte, diciamo sballerebbe. Quindi lui adesso, che diciamo non vuole giocare più, sceglie uno di questi mazzi e dispone le carte davanti a sé, separate per colore. Dopo, siccome è uscita questa carta speciale, deve necessariamente tirare il dado. Questo dado è un dado molto cattivo, perché il colore che uscirà vi dirà di scattare tutte le carte che avete messo davanti a voi di quel colore. Adesso lui non ha il verde, quindi all'inizio del gioco diciamo è stato fortunato, quindi non lo userà. Questa si toglie. Dopo, gli altri giocatori in senso orario scelgono una delle carte. Io scelgo questa, non tiro nemmeno il dado perché non ho carte, e le altre si scartano. Questa carta qua vi ho detto che in 2 non serve, perché questa vi permette di cambiare giro. Quindi se state giocando ad esempio in 4 e il primo giocatore a scegliere le carte è quello
in senso orario, se ne uscirà in un numero dispari, invece il primo giocatore a scegliere le carte sarà l'altro, quindi quello in senso antiorario e così via, quindi saranno altri giocatori che prenderanno. Cambio giro di uno. Sì, se escono in numero pari è come se non facessero niente, se escono in numero dispari no. Quindi finito questo turno, sta fermo così e gioca un altro giocatore, quindi giocherò io. Quindi comincio. Cerco, io la mia strategia è quella di fare una fila che diciamo è mia, quindi ci cerco di mettere tutte le carte più alte, ma non è, perché per il momento sto facendo pochi punti, quindi ho potuto mettere queste carte perché sono di numeri e colori diversi. Questo non ce lo voglio mettere. Ci posso mettere anche il verde. Questo non lo posso mettere qua perché già c'è il 2 e già c'è il rosso. Adesso faccio un'altra fila, potevo anche fermarmi prima e qua mi devo fermare per forza, mi voglio fermare. E adesso io decido di prendere questa fila qua, separo i colori e devo tirare il dado. Il dado, mi è uscito il viola, quindi devo scartare tutte le carte viola. Io invece prenderò questo, metto qui. Il giallo. No, no. Allora, questo dado maledetto si può fermare in un unico modo, quindi alla vostra mossa potete, invece che giocare e girare le carte, decidere di fare una protezione. Sulle istruzioni non è tanto chiaro questa cosa, dice che alla vostra mossa invece di giocare potete proteggere un colore e quindi ruotate tutte le carte di quel colore e da quel momento tutte le carte che vi usciranno e prenderete di quel colore le dovete mettere capovolte. Questo vuol dire che quando tirerete il dado e vi esce quel colore, effettivamente non perderete quelle carte. Io penso, anche se non c'è scritto, che si possa fare una volta sola durante la partita, sì, e proteggere un colore solo, perché no, altrimenti è una pagliacciata. E quindi vediamo un po', facciamo un altro turno. L'ha messo di là perché il viola là già c'è, il 5 là già c'è. Là non lo poteva mettere perché l'uno già c'era. Adesso vi diremo cosa succede quando uno sballa, ad esempio. Adesso non sballa, però lo facciamo sballare. Metto qui, mo sballo, mo mi sballo. Allora, male. Prova a sballare. Sbagliato. Perché questa carta giallo ce l'hanno tutte le file. In questo caso che succede? Che il giocatore questa carta si scarta l'ultima, non la può piazzare. Lui non potrà prendere niente, dovrà solo tirare il dado e invece gli altri giocatori, quelli sempre in senso orario, potranno prendere ognuno un mazzo. Quindi diciamo che ci perde abbastanza, quindi dovete stare attenti. Adesso vi diremo un po' le nostre impressioni di questo gioco. Va bene, allora questo gioco può sembrare molto semplice e banale, infatti le regole sono semplici, però effettivamente dopo che ci fate un po' di partite vedrete che è molto strategico, sia perché comincerete a preparare una fila che vi vorrete prendere voi, sia comincerete a mettere nelle altre file le carte che vorreste che gli altri prendessero, ad esempio la carta del dado, che è una carta molto antipatica. Inoltre potete anche cercare di fare meno file rispetto a tre, così che prenderete solo voi e non fate prendere gli altri. Un consiglio che vi diamo è mischiare molto bene il mazzo all'inizio, quindi le prime partite quando le carte sono già affilate mischiarle dopo sono un po' fallate, diciamo, non vi fidate delle prime partite, ma fatene un po' così che le carte si mischiano, e quindi decisamente ve lo consigliamo perché è un gioco compatto, facile da portare, adatto per varietà, si impara subito, insomma è un gioco di carte che sono tutte caratteristiche che a noi piacciono molto. Se avete questo gioco, l'avete provato, fateci sapere in un commento cosa ne pensate. Potete seguirci anche sui nostri social, che sono Facebook e Instagram. E X. No, X no. Grazie di aver visto questo video. Alla prossima. Ciao.